L'allenamento che sta facendo Cristiano è un esercizio di chiusura a tre biglie, rotation, quindi vanno invocate in ordine, la 1, poi la 2 e poi la 3, quindi c'è una doppia difficoltà da dover gestire, una è quella dell'imbucata e l'altra è quella del controllo della palla battente per poter approdare in maniera, come dire, non troppo difficoltosa all'imbucata della palla successiva. Quindi Cristiano deve imbucare la 1, portarsi con la bianca in una posizione utile a imbucare la 2 e di nuovo con la bianca in una posizione utile a imbucare la 3. Volendo, questo esercizio può essere portato avanti fino a un punteggio di 9. Quindi una volta imbucato la 3 si mantiene la bianca nella posizione di approdo e si ricomincia con la 1 senza prendersi palla in mano ogni volta che ricominciamo. Ok, ora è un po' scappata la bianca, se tu rimani sempre sotto è vero che tiri la 2, ma c'hai un angolo sulla 2 che ti porta la bianca fuori e ti mette in difficoltà per tirare la 3. Allora se tu riesci a imbucare questa 1, battere e rivenire qui di bianca, che succede? Che tu automaticamente imbucando la 2 e battendo a sponda con la battente c'hai già la posizione perfetta per tirare la 3.